Estaría bien que la gente pusiera la cámara. Ah, no, no. Buonasera a tutti, sono Lina Vergara, stasera sono qui con Roger e il suo caro cane di cui non mi ricordo il nome. Ciao, ciao. Lao Tao? Ciao. Ciao, ciao. Siamo qui per presentarvi il secondo volume della collana dedicata ai classici della Biblioteca della Cioppi per Logos Edizioni. Il secondo volume, dopo La Foca Bianca di Rudyard Kipling, dedicato all'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson. Una collana che esce in prima battuta in brossura, quindi in edizione economica, e poi in seconda battuta per incartonato con delle illustrazioni extra a matita per chi invece volesse fare un regalo prezioso. Bene Roger, benvenuto. Grazie, grazie per questa occasione di parlare dal libro. Io e Roger abbiamo freddo, quindi io ho la copertina e lui maglioni sciarpe. niente Roger, raccontaci allora com'è stata questa tua esperienza di illustrare un classico della letteratura per ragazzi, a mio avviso è anche per adulti, perché io l'ho trovato divertentissimo, affascinante. Insomma, raccontaci un po' del libro, di come ti sei trovato nel leggerlo in prima battuta nell'illustrarlo e quindi interpretarlo. Boh, mi è successo un po' come con Cosimo, anche se si può dire che è un po' più moderno, ma è come fare un classico a partire di un romanzo lungo di 300 pagine. Era veramente più l'Isola del Tesoro, una sfida, perché è un libro che si è fatto tante volte, si è illustrato tante volte, e ovviamente anche una cosa che ho fatto è andare alla ricerca di documentazione, perché questo è un libro che si deve uno documentare molto, non solamente i vestiti, il tipo di nave, le pirati, tutte queste cose. E una cosa che ho visto con tutti i libri che ho cercato, che hanno stato illustrati, è che quasi le scene che gli illustratori hanno scelto per fare questo libro erano molto le stesse, il momento più importante. Questa è una cosa che mi ha aiutato a sapere come scegliere che cosa illustrare da qui. Ma voleva rapportare qualcosa in più, voleva fare un po' una mescolanza da un'illustrazione classica e da quella che un tipo di pubblico aspetta di un libro così vedere, è un po' una nuova visione, trasformando la realtà come sono abituato a fare con gli altri libri, con le altre illustrazioni per fare questi libri, no? Come per esempio iniziando per la coperta, non solamente di questa, sino anche dell'altro, che non so dove è ora, non l'ho qui. Non ce l'ho neanche io. Comunque la sto mettendo in schermo condiviso, così la possono vedere tutti per bene. Sì, in questo, tu hai applicato un'idea di illustrazione classica e quindi anche una tecnica, perché i tuoi sono colori a olio, quindi dipinto, però hai voluto dargli una visione, una struttura e un tipo di immaginario diverso, più innovativo, giusto? Hai voluto stravolgere un po' quello che è l'immaginario classico di queste illustrazioni, di questo libro. Sì, perché mi piace uscire un po' dalla letteralità. Posso fare il navio che si vede, l'altro che viene in questa scena dove il protagonista va con questa piccola nave, che è una cosa molto semplice, che si avvicina a un navio grande. No? Il teschio è un simbolo in questo libro molto rappresentativo, e ha solamente del pirati o del scheletro che apparisce dopo l'isola. Ma mi piaceva come elemento di morte, di paura, di pericolo. Trasformare questo navio. E dopo mi sono divertito tanto imitando il legno, come quando costruiscono
costruiscono? Quando costruiscono un naviglio con tutti questi pezzi di legno e la struttura interna, provare di fare un teschio con questa forma. E mi è successo con la foca bianca, c'è una scena dove sono le due foche sotto l'acqua e si vede un naviglio che sta rotto, una nave normale. Allora mi sono ricordato di questo e volevo rapportarlo qui. La stessa tecnica, stessa textura, stessa maniera di costruire il navio, ma con questa forma di teschio. Sì, io Esatto. non ho il libro, cioè non ho il PDF, ma... Esatto, ha fatto questo e voleva ritornarlo qui. E trasformarlo in questo libro. Era un po' la scena da questo piccolo ragazzo, il protagonista, che io non ricordo il nome, quanto fa che l'ho fatto questo, e che si infronta con tutto quello che si trova dopo su questa nave. E Allora, vuoi che guardiamo immagine per immagine così ci racconti un sì, po'... queste sono le più... Quando non c'è un testo, quando c'è un'idea di fare un'idea globale da tutto il romanzo, è come delle piccole illustrazioni per decorare. Qui è dove è più divertente, perché non sei attaccato a niente. Qui ritorniamo il teschio come dei pirati e mi piaceva farlo come questa grande grotta. Questo viene ispirato da Goonies. Conosce il film The Goonies? Io sì, di Spielberg. Quando la nave del pirati va fuori dalla cuova e va alla fine del film. Allora ricordava questa scena, esatto, e vediamo la nave uscendo fuori dalla grotta del cranio e questa cascata, no? Che cai qui. Io con queste cose mi diverto tanto, tanto, tanto. Per quello con Cosimo, per esempio, mi è piaciuto di fare, non stare tanto legato a un testo e fare un po' la mia vola, no? Qui abbiamo le immagini in bianco e nero che non si trova sulla edizione piccola, questa è una particolarità del deluxe, è la scena dove arriva il primo pirata sulla taverna, no? Ricordo. La matita mi piace molto, ma ultimamente in tutto il libro che sto facendo per voi faccio servire tanto la matita. È un altro linguaggio, anche è molto mi agradabile di fare servire. Gradevole. Gradevole di farlo servire e comunica tanto con il bianco e il nero, no? E mi piaceva fare queste piccole introduzioni ogni tanto in ogni capitolo. Sì, soprattutto molto veloce, molto, molto fresco, no? Cioè dai Sì, senso immediatamente. questo è perché ho scoperto la polvere a matita. La polvere a matita tu fai un grigio assoluto e dopo si tratta solamente di lavorare con la gomma e rinforzare un po' con la matita e la tiene tutto fatto. Si Ma prende la metà di tempo. sono quelle capsuline che hai convinto anche Anna Paolini e Alessandra Manfredi a prendere, quelle che spargi Sì, per... è una polvere di matite come polvere, e con quello ti Polvere. lascia completamente polvere, ti lascia completamente nero tutto, stai respirando nero, stai cagando nero, stai tutto nero per una settimana, ma è meraviglioso, sì. Ora hai comprato una cosa che è come una plastilina, una cosa morbida, è tutto in graffito che ti fai una balla e con questo dipinge, ma è ancora più casino ancora. Ah, devi passare il dato qua agli illustratori, perché poi no, Sì, arrivano. no, si trova. Sì, si Ma qui trova. abbiamo il capitano Chino, che sta sempre lì bevendo. Come si chiamava questo? Non ricordo il nome. Nomi purtroppo sono in menopausa, non ricordo niente, Era però. quello che... E tu sei peggio di me, perché siamo coetanei, Roger, io sono in No. menopausa, in andropausa. Io non leggo gli occhiali ora. Boh, sempre sta bevendo. Sì, andiamo alla prossima illustrazione, si spiega meglio. In quella... Che arriva nella locanda tutto ubriaco. Se no, ubriaca no, arriva normale, ma arriva un punto che ogni giorno sta bevendo, bevendo, bevendo. E qui torno a mescolare un po' la fantascienza con la realtà, no? Questa illustrazione classica, ma con questi piccoli ingredienti che ti fa vedere o leggere, capire l'immagine. Lui qui si capisce che lui sta pieno di alcol. Sempre sta bevendo il rum. Rum. Il rum, e c'è il dottore che è anche uno dei protagonisti che decide di prima di morire l'altro gli fa quello che si faceva una sangria, gli fanno Talasso. un talasso Talasso, sì. gli fanno un talasso per fare uscire la sangue quando si credeva che esistevano questi umori, no? Dentro del corpo che ti
era per farlo uscire fuori. E usce tutto il rom, no? E si converte la sangue perché in realtà è quello che sta succedendo, no? E l'altro che porta per prendere tutta la sangue sotto. Bacinella per raccogliere il sangue, sì, Esatto. erano i rimedi dei medici di quei tempi. Non so, c'è una particolarità con questo libro che mi avesse, e succede anche con tutti i libri, che fino a che non hai iniziato a illustrare un libro, perché sempre noi gli illustratori, anche penso che gli autori non tanti, ma gli illustratori siamo in fretta, abbiamo la deadline, abbiamo tutte queste cose, e non sempre c'è il tempo di riflessionare, di ascoltare bene, di capire un personaggio, un libro, una storia. E sempre mi succede, e penso che ad altri colleghi anche succede, che fino a che non hai iniziato un libro e hai fatto la metà del libro, non inizi a capire, oh, ok, penso che ora sto capendo la psicologia di questo personaggio, o inizio a capire come si deve fare questo. Ma sei in metà di un progetto e deve continuarlo. Per quello è difficile dall'inizio alla fine mantenere una stessa linea. Se sei una persona che ha un stile che sempre fai la stessa cosa, non è difficile. Ma se sei una persona che sempre stai con 400.000 idee alla testa, trovare la giusta, fino a che non stai alla metà del libro, non trovi il cammino, la guida per trovare il centro di questo libro. Mi succede. Ci vuole metà libro per iniziare a conoscerlo come se fosse una persona, no? Sì, Entri in un dialogo particolare. E questo esatto. dialogo, Roger, con questo libro, dove ti ha portato? Cioè, che cosa ti ha lasciato come ricordo, così, senza, non sto parlando di un riassunto, ma proprio come ricordo interno, che cosa ti ha lasciato Stevenson? Ah, Stevenson mi ha lasciato un libro, a livello romanzo è un libro di avventura, penso che è il meglio libro di avventura, uno dei migliori libri di avventura che si è scritto, perché è perfetto. Dall'iniziare la lettura alla fine non ti lascia. Non c'è ognuno capitolo che dice ok, questo bla 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 bla. Tutto è perfetto. Non so se lui aveva un editore che gli ha tagliato tanto o è tutto da lui originale, ma è perfetto. Allora, io sempre stavo con la sensazione da non arrivare a trasmettere questa oscurità, questa gente così cattiva, questo essere vivendo sempre in un intorno umido, quando sei nella nave sempre sei umido, sempre sei con il freddo, l'odore a mare, la nave, no? Il legno rugoso. Io volevo fare questa sensazione, no? Volevi rendere l'atmosfera? Esatto, avere l'atmosfera è un po' anche onirico dentro della mia oniria, ma e questa è la cosa che io volevo fare, è quello che mi è rimasto più con questo libro, allora di illustrarlo, no? E anche il tema dei pirati, anche mi piace molto per esempio quando portano questi abbigliamenti strani, perché non è un abbigliamento moderno, è un'istoria che succede qui, per esempio, ti lascia inventare un po', si va indietro a quello che è in cieco. Questo? Questo è il cieco che sta cercando l'altro, perché stanno cercando il cofre che ha l'ubriaco, no? Paule, sì. Si vede il suo abbigliamento, è completamente inventato, no, non c'era un tipo di abbigliamento così. Ma mi piace giocare e fare come una vestimenta un po' Mad Max. Dico Mad Max perché è la prima cosa che mi viene alla testa, ma Sì, ho capito. atemporale, ma antico, ma che non è esistito nunca, no? Con un corpo retorcido, un corpo storto, lui cieco, che gli fa male al camminare perché è una lezione e viene dalla notte, lui è la notte, arriva sulla taverna, sta cercando e il bambino apre la porta, chi sta urlando qui fuori? Dove c'è il cofre? Stava urlando lui. Questo mi piaceva molto di farlo. Lì c'è anche la lucina dietro. Sì, perché un po' luce possiamo dire un sole da dietro, non so, invento. Io ti dico che tanti libri che inizio a fare un'idea, le mie schizze sono niente, quattro righe in una carta, quattro righe. E dopo sto ultimamente, tutte le cose che sto facendo, lasciando all'improvviso. La matita inizia a muovere, anche il pennello, anche il colore inizia
Una cosa che ti permette l'olio è di correggere. Se non ti Braccio. piace, prende uno straccio e cancella. Ma vado un po' così, ok, qui ho un rosso che mi sta di faccia. Questo rosso mi demanda un giallo, questo giallo, ma qui un azzurro. No, non ho un'immagine finita alla testa. Tutto è questa scena che mi dice paura, mi dice ubriaco, mi dice freddo, e allora è freddo e mi viene, inizio a fare delle cose. E vado Lasci così. andare, insomma, ti lasci portare dove ti porta l'autore e dove ti porta anche te stesso, no? Esatto, Amigos l'ho fatto così completamente. Happy Meet l'ho fatto. Stava facendo un'illustrazione e non sapeva che cosa fare la seguente. Inizia. Ma si deve entrenare questo modo di fare. Si deve allenare, sì. Si deve allenare questo modo di fare, esatto. Sì, perché purtroppo ne parlavo anche oggi con una persona. Faccio terapia e c'è questo problema attuale, molto contingente per tutti, del riuscire a liberarsi, del riuscire a comunicare quello che abbiamo dentro, quello che sentiamo, quello che immaginiamo, quello che vogliamo, no? Allora penso che sia per te una cosa molto liberatoria essere riuscire quotidianamente col tuo lavoro a fare questo, no? E credo che sia appunto anche la differenza tra una tua illustrazione e altri illustratori, non che gli altri non ci riescono, però paragonandola con un'illustrazione un po' più fredda, credo che la differenza sia proprio questa, il fatto che tu in un certo modo sia riuscito ad ascoltare questa tua voce interiore e a dargli volume, no? A esprimerla al di là della professionalità, della tecnica, del lavoro, delle contingenze che ti implica una consegna, no? Sì, Proprio esatto. andare oltre ed esprimerti interpretando, no? Questo è molto bello, però non è facile. No, non è facile, ma questi anni che abbiamo stato tutti chiusi, che non abbiamo tanti vita sociale, che non andiamo in cena a nulla, hai tempo di ascoltarti. Quindi grazie Ma un po' così, grazie COVID, sotto, grazie. Ma Fare solo per questo, il resto no. buon viso a cattivo gioco, prendere tutto come un insegnamento. Allora, un consiglio, quando ho un po' così che stai in bianco, ho una mostra di una batteria, la lascio fuori alla finestra e chiudiamo tutti chiusi, ya sta. No, Vale, qui e questa. andiamo avanti, sì. Sì. Ah, questa quando lo stanno cercando, che arrivano, che stanno cercando il cofre e trovano questa chiave che apre il tesoro e iniziano a uscire a scappare. Ma non ricordo se hanno aperto gli alcofri o no, ma no, non voglio fare spoiler. Ma penso che questo libro non ha unito tanta gente, già, no? Questo. Che ad esempio io non l'avevo mai letto, l'ho letto l'anno scorso perché me l'ha consigliato il professor Faeti in una di queste lezioni che teneva, che adesso purtroppo non tiene più, che teneva qui a Bologna sulla letteratura sull'infanzia. E mi sono stupita anch'io perché io non l'avevo mai letto perché avevo come dei pregiudizi riguardo ai romanzi d'avventura, nel senso che io sono più quella che legge i romanzi d'amore. Ma come te l'ho preso e l'ho finito, nel senso che mi ha talmente coinvolto dalla prima pagina all'ultima che è stata. Sì, no, io l'avevo letto, ma quando era piccolo, non ricordavo più, quando ancora non hai un'educazione di leggere. E dopo da adulto lo hai sfruttato molto. Infatti è quello che è un romanzo assolutamente senza età, che è una delle cose che mi sto questionando anche adesso, nel senso. Che tanti pensano, ah, questo è un libro per bambini, questo è un libro per ragazzi. Recentemente ho letto La scimmia dell'assassino, io non mi ricordo il nome, vabbè, è uscito il mese scorso per Iperborea. Un romanzo eccezionale, bellissimo, considerato per ragazzi, perché è per la collana Mini Borei, ma per me cioè, andava benissimo anche per me, no? Non vorrei che ci fosse una sorta di discriminazione anche nel collocare un romanzo nella categoria romanzi per ragazzi, classico, ma classico per ragazzi, ho paura che si commetta un po' un'ingiustizia, no? Verso capolavori della letteratura come questi.
Claro, la storia interminabile, per esempio, tu direi che è un romanzo per ragazzi? Io penso che per tutti. Allora. E tu le trovi su ragazzi? Sì, anche le streghe di Roald Dahl. Ah, Sono uomo. tutti capolavori che Esatto. troppo, però i ragazzi non penso che li leggano tanto perché insomma è un dato di fatto che i ragazzi li stanno leggendo Boh. sempre meno. No, ti dico una cosa, siamo in un'era dove ci sono il videogioco, ci sono la TV, ci sono Netflix, HBO, series, tanti, tanti, tanti che ti hanno abituato a un ritmo, pum, 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 pum. Sedere e leggere una cosa, all'inizio non si può iniziare con tutti i libri, deve essere una cosa, si iniziano a leggere con Zola, lo lasciano sicuro da leggere. Ah, il mio autore preferito, Lo Roger. so, lo so, stavo. Ma sì. Prendo un libro, per esempio, come questo, che non ti lascia respirare. Cioè, si deve avere un po' di agganciarlo, prendere il bambino in modo che gli piace Sì, questo. beh, l'idea come editore di fare questa collana di classici e di affidarti nell'illustrazione era anche questa, nel senso. Non presentiamo solo un mattone di lettere o un volumetto di lettere, perché la Foca Bianca era molto corto, ma cioè, cerchiamo di attirare la loro attenzione anche attraverso le immagini o di offrire loro un contesto visivo anche quando leggono un romanzo, no? Però un Ancora contesto solamente visivo dimmi. sia tanto classico e moderno quanto lo è il testo, dici? E aggiungo non solamente sapere leggere le storie, sino leggere le immagini anche con l'illustrazione. Ah, sì. Perché io ti posso fare un'illustrazione da un personaggio e sta, ma ti posso raccontare qualcosa in più. Per esempio. Qui quando ritrovano quello che stava, wow, non voglio dire troppe cose, ma stanno leggendo una cosa che hanno trovato. Mi piaceva giocare con il mappa che si converteva in 3D, In tre in dimensioni, tre sì. dimensioni, come se questo ora fosse un film. Stiamo in questa riunione e la camera andrebbe verso il mappa e le nuvole iniziano a muoversi e prossima scena siamo all'isola. Pam! C'è un po' questo. Sì. Anche perché normalmente, come ti sei documentato anche tu e mi hai commentato la volta precedente, in tutti i libri dell'Isola del Tesoro c'è la mappa dell'isola. E che è un momento importante. È che questo libro ci sono delle scene che se lo tiene che illustrare, ti rapporta, perché non potevamo illustrarlo tutto, tutto, tutto. Mi avesse piaciuto fare tutte le illustrazioni di ogni scena, ma ho bisogno di 3 anni per illustrare questo. Allora tu vai a quelli che sono più importanti e più significativi, no? Che ti raccontano tanto. Io volevo mostrare il mappa, ma sempre se il mappa piatto. Sulla tavola, ma questo io lo faccio uno dei 3D, come quelli delle Alpi o le Pirinei, che sono i negozi di montagna quando vai alle Alpi, che vendono queste mappe tridimensionali. Ma dove? Quelli bruttoni, dici, con la plastica a Sì, rilievo? ma qui lo faccio un po' alla bestia, no? Bah, bah, ma in un senso. Perché te l'immagini il rilievo, l'Alpe che si alza, o no? Sì. Questa immagine qua a me piace molto perché c'è il bambino posto di fronte alla mappa, che guarda sì l'interlocutore, però è posto anche di fronte alla montagna e sembra quasi che tutta questa mappa avesse preso vita per lui, no? Solo per lui. Esatto. Anche il fiume si vede che cade per la tavola. L'acqua. Esatto. E qui si può giocare ancora in più, potremmo mettere qualche teschio lì, non so, ma mi piaceva fare un po' la isola. E io come alpinista, come scalatore, arrampicatore che sono, mi piace disegnare le montagne perché mi immagino le palestre, mi immagino come l'ascensione, il cammino, tutte queste cose. E qui me lo passo bene, mi fa farti un paesaggio per te, il paesaggio che tu voglio andare lì. E Bello. sicuramente se vado in questa isola mi vado alla montagna più alta. Continuiamo. Continuiamo. Sì, Facciamo bene. qui il varco doveva precedere, inizia il cammino, questa è più molto classica. Sì. Ah, perché prima ero nato a scegliere il barco, esatto. Mi piaceva giocare con la luce.
che stanno andando in porto, le barche sono un po' stilizzati, così alto, grande, tutta questa gente voleva giocare con questa. Qui è più un'illustrazione da colori, con il contrappunto del giallo e con l'azzurro, una mescola di caldo e freddo, e abbiamo le due nel centro lì, piccoli, esatto. Sì, l'ombra e la luce. Lo so, dovevo fare un'estrazione delle sole immagini, ma si vede Sì. che sono un po' pigra. Ma qui hanno iniziato già il viaggio e c'è un momento che hanno tante tante mele dentro, stanno parlando con lui e qui abbiamo un po' il pirata, ma non voglio parlare troppo, no? Ma mi piaceva giocare con questi, perché lui sta in cucina, lui è il cuciniero, ma mi piaceva l'immagine delle cutelli ammenasciante. Io amo le cutelli, io mi piace cucinare, ho le cutelli grandi, ho le, tutte queste cose. Il mio abuelo, nonno, No. era un carnicero, Un macellaio. era un macellaio e abbiamo la casa del cutello grande così, gigantesco. E ricordavo, era un macellaio, un cutello come quello che ha lui, grande, gigante. E la immagine di qualcuno così grande, bestia, forte con questo cutello, vicino a un ragazzo indefenso, piccolo, delicato. Mi piaceva questo contrappunto, no? La sensazione, crea un po' di una tensione. Sì, perché però comunque non risulta minaccioso, pur essendo un coltello enorme. No, lui sta come giocando, sta giocando, facendolo muovere così un po', Sì. ma hai un po' di tensione. Avanti. Ah, questa è molto bella, putrida proprio. Se qui doveva dire, a parte da quando si legge il testo che si capisce, questa il dicio este de una mel, c'è una mela podrida? Una mela marcia nel cesto fa marcire tutte le altre. Esatto, allora questo pirata è la mela marcia che fa marcire tutto il resto, no? E voleva giocare con questa mela marcia che inizia a contaminare all'altro. Che gli cade sopra la cosa putrida che sta e lì diventa Gorbaciov. E diventa Gorbaciov. Sì, un po'. Sì. No, è un libro veramente meraviglioso questa storia. Lo stiamo facendo, raccontando così un po' scherzando e tal, però. Ah, questa mi piace. Questa non l'ho più, questa penso che l'hai venduto. Non più questa illustrazione. E chi conosciamo a quello che sta nella isola? Un'altra volta il lavoro con la matita, tutto questo si vede il lavoro della goma. Vedi il grigio assoluto e dopo è tutta la luce con la goma. E dopo rifacciare qualche ombre con la matita. No, Facile da fare, però sì. si deve fare molto, ma si può fare. Sì. Sì, si può fare, ma ci vuole anche un po' di esperienza. Ma quello faccio i corsi. Noi, nel caso non ve ne siete accorti, Roger passa un po' di spot. Sì. E qui mi piaceva, anche qui mi ricordavo, hai visto il film di Rambo Accorralato? No. Conosci Rambo? Rambo sì, no? Lo so chi è, Il Silvestro Stallone. primo che ha fatto, lui sta nel bosco, è freddo, e trova un camione, e trova una plastica grande, e prende la plastica, si fa una giacca con un cinturone. Allora, mi ricordavo di questo vestito e ho pensato che anche il naufrago ha preso non so, un pezzo di tela del barco e si è fatto come Rambo la stessa cosa. Lui ovviamente non ha visto Rambo, ma ho pensato se io fossi una isola deserta e di farmi un po' di abbigliamento per proteggermi, me lo faceva così. Allora faccio lo stesso. Possiamo dire che ha conservato un cinturone? E le altre cose, dei pezzi di cose che si è messo qui per il freddo un po', no? E tutti i capelli che cadono. Lui appartiene alla giungla un po'. Uno quando sta in una isola perduto per tempo e tempo si camufla con la isola, è parte della isola. Mi Diventa metti sì. un po' vegetale. Certo, diventano una cosa sola. La natura ti prende, no? E questa è la famosa cabaña, non so come dire cabaña, piccola. Anna. Tanna.
Capanna, La capanna. capanna che è lì da di altre spedizioni, che è un po' il centro che prendono per controllare quando già sanno che cosa è successo e lo prendono come un forte, come il suo piccolo castello, no? Che si vede che tutto il terreno che ci incorta la cabana è senza alberi perché hanno stato usati per fare un cancello, un cancello, Recinto. un recinto, esatto. E qui è il momento che partono dal varco, c'è una guerra di sparo, pam, 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 stanno huyendo le pirate buoni e le pirate cattive rimandano al varco e sono in fretta tutti. Il pesce è puramente decorativo, il pesce l'ho messo lì, non ha nessun senso, è una cosa che voleva per dare più dinamismo alla immagine, qualcosa che sale dell'acqua e salta e voleva fare un pesce anche. L'improvvisazione. Sai cosa che ti diceva? No, non apparisce il pesce nella storia. Sì, Però un elemento tuo, no? esatto. Sai cosa stavo pensando in questi giorni dopo che abbiamo parlato anche alla tua esperienza con i libri? Cioè questo, perché stavo pensando che avevi detto che la ragazza è una persona che faceva fatica a concentrarsi, no? Ancora mi succede. E non capisco perché dici questo. Cioè, in realtà, tutte le volte che abbiamo parlato, tra l'altro condividiamo anche parecchi libri, mi sembra che tu abbia un grande potere di concentrazione su quello che leggi. Magari non ti interessano tutti i libri, però. Non mi interessano tutti i libri, ma i libri mi devono prendere e non si deve. Quando trovo le scene che sono molto mondane, normale, una scena da due persone prendendo un tè che parlano della vita in un senso normale, sì, mi viene 10 pagine così, mi stanco. Perché sempre. Di stare in un salotto a chiacchierare del più e del meno con una Sì, lo tazza. so, esatto, ho bisogno che succedano delle cose, sono abituato un po' a questo. Avere concentrazione, ad esempio, se tu mi metti un libro di, che ne so, Harry Potter, Tolkien, io mi annoio come una bestia, ma perché non mi piace il genere, capito? Ah, è un po' questo. No, a me mi piace molto la fantascienza e l'avventura e l'horror, tutte queste cose. Credo che ci siano. Questo lo volevo condividere anche con chi ci sta ascoltando, perché tante volte non è una questione che alle persone non piaccia leggere. Secondo me è sempre stato più una cosa di incontri, no? Cioè, purtroppo non a tutti hanno avuto la fortuna, da ragazzi o anche da adulti, di incontrare il libro giusto, quello che gli ha fatto amare la lettura, quello che mi ha fatto pensare, ne voglio leggere un altro, che è quello che succede a me. Quando io finisco un libro che mi è piaciuto molto, è come un cioccolatino, no? Ne ho mangiato uno buonissimo, ne voglio mangiare subito un altro. Allora vado e cerco le stesse emozioni in uno stesso contenitore, no? Quindi cerco un altro libro, o cerco un altro film. E purtroppo mi rendo conto, parlando con la gente, che tanti, anche perché hanno avuto un'esperienza ridotta, in termini di quantità di libri aperti, non hanno avuto questa fortuna di trovare un libro che gli facesse sentire un'emozione forte, no? Di qualunque tipo sia. Ti hai trovato gente così? No, se, anche penso che dipende dal momento che ti ha preso. Io ti avevo detto, io il piacere da leggere l'ho preso tardi per il trauma che mi hanno fatto a scuola con queste letture a noiosi. Io avevo 13, 14 anni e mi facevano leggere dei libri di filosofia e dei libri che io ero un ragazzo piccolo. E dopo di leggere questi libri ti facevano un esame, una prova, dove tu dovevi memorizzare da pe a pa tutto il libro. E dopo il risultato era cattivo, se non approvava l'esame, ti mettevano il muro al fondo e ti segnalavano con il dito: tutti questi non hanno fatto bene. Io avevo paura da leggere, io avevo... a noiosi. Ma allora no, lasciato quando...
hanno lasciato di farmi questa cosa, non ho letto tanto, non ho letto tanto. Ma dopo sì, è ripreso, ma no, da sempre, tutta la vita. Ma quando è stato che hai ripreso? Che cosa è successo? Quando ho scoperto di altri libri, e mi è successo con il Signore delle Anelli. Ho contenuto perché c'erano più cose che Pio Baroja e queste cose. Ma che età avevi? Cioè, così hai visto il film e poi sei andato a cercare il libro? Hai trovato il libro? Te l'ha dato un'amica? Cosa è successo? No, ma ho aperto la curiosità perché ho visto il film e hanno detto: ah, allora è il libro ancora più ricco, ci sono molte cose. Allora il film mi aveva piaciuto molto e aveva più informazioni sullo stesso tema sul libro e sono andato a cercare il libro. Ora mi succede che quando vedo che fanno un film ispirato su un libro, vado prima a leggere il libro e dopo non vedo il film. Sei diventato un lettore. Sì, esatto, è questo. Dovresti andare a trovare adesso l'insegnante delle superiori. Cosa? No, Dovresti andare a trovare l'insegnante delle superiori che ti metteva in un angolo. è morto, penso. Era un signore molto maggiore, già non esiste più. Non pe penso che mi polvere ora, cioè, non esiste più. Ha fatto tanto male questo uomo. Purtroppo gli insegnanti non è che sono tutti bravi. Questa scena, per esempio, no, non l'ho trovata in nessun libro, o non ho saputo cercarla. Al momento che tornano con la pace, con la bandiera bianca per fare il Parlamento. E mi piaceva che arrivano dal fondo della nebbia e come vengono, no? E penso che mi piace trovare delle scene. Ovviamente io non mi sono trovato mai in questa situazione, ma sì, è stato nel monte con la nebbia e sì, è stato in un momento da una luce speciale con il sole, con un bosco, con la nebbia. Allora ricordo questi momenti che io ho vissuto momenti empiricamente e metto il personaggio lì. Sì, la nebbia, quel non so che ti porta. A me è capitato sull'altipiano, siamo arrivati dall'alto verso il basso, c'era questo cimitero nell'altipiano andino dal quale si sollevava la nebbia. Sembrava di essere in un film. Era una cosa. Sono dei momenti che ti devi guardare qui, se dopo lo vuoi esplicare, perché serve. Sì. E quando uno sta illustrando, tu sempre stai davanti alla tua tavola, è in bianco, e devi fare un libro e ti vengono diverse scene. In un bar, in una città, non so. Non solamente si tratta di prendere Google e cercare l'immagine di città, si tratta anche di avere esperienze. E come tu. E come gioco molto con la melancolia. Quando penso ai momenti che io ho vissuto anni indietro, in diversi posti, viaggiando in altri paesi, con di altri odori, con di altre musica, con questa sensazione di mancanza di un hogare, del tuo hogare, perché è lontano, e andare a questi pensieri e portarlo sul libro e provare di trasmettere questa melancolia, in un certo caso, al lettore. Come che tu non solamente stai disegnando questo perché hai certa immaginazione, sino per dire io ho vissuto questo momento e lo ho vissuto così, con questa luce, con questo angolo. Integri parte della tua storia all'immagine, della tua storia personale. Sì, quando la scena mi dà l'opportunità lo faccio. Permetto di rivelare anche che tu quando illustri, diciamo che ti immergi in un'atmosfera speciale che crei anche con la musica, no? Ascolti delle Ah sì, molto importante. Ascolto musica strana e molto triste, ma non è triste perché sono triste, perché la musica triste non significa che è triste, sino può essere di ricordarti dei momenti e mi lascia trasportare Ma totalmente. tipo, vogliamo rivelare qualche compositore? Ah, tipo, oddio, sai che hai un problema con le Roba più nome. triste che ti viene in mente in questo momento. Io, guarda, ho Spotify, ho una playlist che si chiama Tristi da Coglioni. Sì, è quella che ascolto. E abbiamo Max Richter, abbiamo delle musiche di Aphex Twin, ma quelle che sono basse, o Juliana Barwick, o Apparat, o Biosphere, o Petrels, o Boards of Canada, o Peter Ma Broderick. No, perché non quando conosco. illustri con quelle musiche cosa succede? Cosa ti succede? No, questo per iniziare a creare. Dopo, quando io tengo le immagini e sta la cosa molto avanzata,
Posso ascoltare la radio normale, programmi che parlano di politici stupidi e E così. perché per creare hai bisogno di queste musiche? In che stato d'animo ti mettono? Mi isolano dall'esteriore e mi concentrano tutte le idee in un embudo. In un Questa cosa che siamo tutti dispersi. La musica è un canalizzatore. Stai cercando questa. Pam. E l'emozione dei colori, del traccio, della composizione, perché io con la musica vedo dei paesaggi, perché la più parte di queste musiche non hanno una lettera che ti fanno una canzone che ti racconta una storia, è solamente musica. Sì. Ma la musica ti può raccontare anche una storia, ma la storia la scegli tu, perché non c'è qualcuno cantando. Allora io scelgo la storia che sto disegnando e le metto questa banda sonora. E mi rapporta questi colori, queste emozioni, queste temperature. Sì, per quello la gente dice che sono molto tetrico disegnando. Non sei tetrico, realista. Ma tu perché mi conosci, ma le nonno e le nonne che comprano con il bambino che arrivano in fiera, ma questo è per ragazzi. Sì, signore, è per ragazzi. Ma le signore, cioè, hai anche tante immagini molto allegre, gioiose, eh? Ci E sono le delle conigli che scene. stai facendo. Sì, ma anche in Amigos o anche in Cosimo c'erano delle scene che erano meravigliosamente felici, cioè proprio allegre, contenti. Cioè, io se penso a te, penso a questi coniglietti che saltellano, Ma sono dei colori, non sono dei colori Peppa Pig, sono dei colori organici. Sai che cosa voglio dire? No, non è troppo, non è una cosa luminosa, saturata. È legnoso tutto. Pietra. Qui, per esempio, bueno, questo non è allegre, questo è il momento da. Mi piaceva la. Era un momento di pericolo che lui sta per essere ucciso. E Sì. mi piaceva essere la. Come, c'è un nome. Quando la camera rappresenta gli occhi del protagonista. Ah, Soggettiva, camera soggettiva. sì. È il momento della paura che vedi, oh merda, mi sta per uscire con il coltello. Allora è come creare questa sensazione di vertigo. Sai quando la vita ti passa in un minuto davanti, quando stai cadendo, quando stai. È un po' la stessa cosa. Devo fare una reazione da 3 secondi per uscire da quello che è un. Allora, per quello voleva giocare con queste. Beh, però in risposta alle nonnette che in fiera ti vengono a dire che non fai delle illustrazioni, che ti chiedono se sono illustrazioni adatte ai ragazzi. Qualcuno mi ha. Qualcuna? Sì. Qualcuno? Sempre è stato dei signora. Però in risposta a queste signore, cioè a me viene da dire che se Sì, io fossi sono. un ragazzino, beh, io da ragazzina, quando compravo le cose, cioè trovarmi con un pirata, con tutta la scena che già mi induce a pensare che c'è qualcosa di distorto, qualcosa che non va, no? Che mi dà un po' di senso di capogiro e che ha il pugnale in mano, che sanguina dal ginocchio, che ha questo corpo in movimento così, beh, a me non può che attrarre, secondo me, No, questo funziona, deve essere così. no? Questa è un'immagine avventurosa e io da bambino è questo che voglio vedere, voglio anche vedere i paesaggi, cioè anche i paesaggi, però da un libro d'avventura mi aspetto l'avventura, no? La Esatto. sorpresa, il pericolo, l'emozione. Ma sempre l'abbiamo detto, no? Se c'è un personaggio che fa paura, come un drago, un mostro che vive in una caverna, che tiene terrorizzato tutto un villaggio, deve fare paura. Fare paura. Sai che non riesco a credere che tu questa roba qua me l'abbia fatta con un foglio e poi me l'hai tirato fuori con la gomma? Veramente bravo. Lo fai così. E dopo un po' di matita, sì, dopo. Questo che si vede più Però scuro. comunque, cioè, è un gran bel lavoro. Bella questa qua, molto bella. Diverse tipologie di gomma. La gomma panna, quella che è morbida per il carboncino. Pane. E poi? Dopo una gomma di precisione che è da 2 mm, è una gomma molto fina per Ma fare la Staedtler, cioè quella bianca rigida, quella le. Sì, normale? no, no, ma è ancora più fina, è come la punta di una. È come una punta così, è una gomma molto piccola. Come la punta di una matita. È che io non so cosa ho fatto nello screen share che non riesco più a vederti neanche in piccolo, quindi ti immagino, Roger. Faccio servire 3 tipologie di gomma, tre.
la panna che è morbida e non cancella dal tutto, cancella piano piano e le puoi dare una forma. E questa precisa per fare delle righe bianche o andare in piccoli posti tal. Una gomma normale che è nera, che funziona molto bene con l'inchiostro, e una elettrica. Una gomma elettrica che è una gomma anche così piccola così, questo tamagno, e sta in un meccanismo e gira. E tu non hai bisogno di muoverti, solamente appoggiando fai e fa un punto bianco. Beh, quella la vado a cercare perché mi intriga. Dopo ti faccio una foto e te la invio. Tutte Va le gomme una vicino all'altra. Ya sta. bene. È Fai così. un post così lo vediamo tutti. Fai un post Ok. con gli attrezzi del mestiere, eh? Lo farò. Così chi ci segue oggi o domani o dopodomani quando verranno, perché il video resta lì, andrà a cercarsi queste gomme e chi vorrà acquistarle. Ah, si trovano, si trovano. Qui il cancello che sta fatto con del legno che hanno preso tutte le vacche. Qui mi sono avventurato a fare questo albero con tutti quei colori, mi piaceva. Ma sai che lo bello di questo è vedere le originali, perché sempre, soprattutto con le illustrazioni fatte all'olio, che non è una cosa di tinta piatta, no? Insomma, hanno tanto valori diversi. Quando abbiamo fatto dei mostri, si vede la differenza, no? Ma questo albero in originale sono ancora più colori, è bellissimo. Qui stanno aspettando, parlamentando le due. No? E lui sta infiltrato con le altre pirate. Una scena intima. Vado un po' avanti perché sembra. Ah, qua approfitto di fare un piccolo spot. Fino a domenica, chi acquisterà il libro dell'Isola del Tesoro, un libro di Roger, su libri.it o nelle librerie o in librerie indipendenti che aderiscono al programma, o potete anche solo semplicemente dire loro: guarda, c'è la possibilità di ordinare questo libro, mi arriverebbe con una stampa. Loro si rivolgono a noi, a Interlogo, sulla vostra edizione. E noi fino a domenica prendiamo l'ordinazione e mandiamo insieme al libro la stampa proprio dell'immagine che state vedendo adesso nello schermo, che è spettacolare. Sì, l'escheletro che fa la segnale, no? Questo è Sì. stato bella di farla, mi piaceva molto. Sì, Sì, è bello io. anche come hai preso il rosina del fondo, quindi questa atmosfera un po' crepuscolare così, e poi l'hai riportato anche nei fiori che comunque Ti racconto una cosa strana da me. è. Sì? Bueno, racconto a tutti che siete qui. Io sempre, da anni fa che ho il cane. E sempre quando abitava in campagna andava in montagna con il cane. Sì. Sempre aveva il pensiero di trovarmi un uomo morto. E mi faceva tutto lo film di trovarlo, andare prima a vederlo, prendere un bastone, fare così. E dopo chiamare alla polizia. E mi immaginava tutto, stato qui, aspettando che arriva la polizia, facendo la declarazione, ma sembra perché una volta nel villaggio che sono io, alle Pirenei, un amico mio si è trovato un uomo penduto. Stava impiccato, si dice? Impiccato? Impiccato, sì. Impiccato, l'ha trovato, andava lui con la moto in montagna da notte e ha fatto con la luce, ha visto qualcosa strana, ha parato, è andato indietro, ha infuocato con la moto e ha visto uno di un albero. Sono spaventato molto. Si era impiccato da Sì, solo? c'era un uomo impiccato da solo lì. Sì, da solo. È andato a suicidarsi. E con questa illustrazione mi sono ricreato di questa cosa che mi potrebbe avere trovato un giorno. Perché si trovano queste cose. Ma tu non l'hai trovato però ancora. No, Beh, non ho trovato di animali così, molti, ma una persona mai. dai, in uno dei prossimi viaggi. Sì. Ah, qui giocava un po', sempre io con il riferimento di cinema, no? Qui è una scena Matrix, dal momento che la bala, perché non era una bala, erano delle balle di plomo, Proiettile. dei proiettili di balle, che penetrano l'ombro Di piombo. e rompe e traspassa. Mi piaceva giocare con questa pellicola fina di sangue che fa questa macchia. Erano dei dispositivi
di sparo. Degli spari. Spari complicati in questa epoca perché non si trattava solamente di fare fuori il proiettile, anche di pezzi di abbigliamenti rimandavano dentro il corpo e provocavano un'infezione brutale e si morivano perché non avevano limpiato bene le microfibre, tutte queste cose, no? Sì, la medicina dell'epoca, no? Ah, Ah, sì. mi piaceva questo momento Matrix da girare intorno a lui. Io ci vedevo un chitano in questo fuoriuscire la pallottola e questa macchia di sangue. Le Questo perché a chitarre? me Matrix, come a te non piace Zola, a me non è piaciuto Matrix. No, vabbè, poi io lascio il tipo di scena. Parlo di congelare le immagini in questo momento. Bang. Ah, bello, bello. E penso che viene l'ultima, no? Questa qua, quella del Sì, vascello? la famosa spagnola che l'ho cercato, era così veramente la spagnola. Si trova su diversi cataloghi di navio. La spagnola era così. E anche le bandiere. Questa tipologia di libri mi piace la ricerca. La ricerca, documentazione, architettura, tipologia di navi, abbigliamenti, tutte queste cose mi piace molto. Sì. Sai che è una cosa che c'è gente che non gli piace di fare questa cosa, ma quando ti devi andare a cercare un po' di documentazione è molto bello. E se puoi andare in vivo ancora meglio, come abbiamo fatto con amici con il prossimo libro, che sono andate con questa gente a parlare con loro, stare con loro. È una nuova, come dire, facetta di questa professione che sto. Sfaccettatura. Sfaccettatura. Faccettatura, sto inventando. Ma una nuova faccettatura di questa Perché professione. una nuova farcitura. Sì, non solamente ti arriva la storia, devi illustrarla, ok, cerco in Google quattro cose. No, andare in strada e andare a cercare questi posti, parlare con la gente su questa tematica, si vive ancora più. Sì, si deve cercare di altre emozioni, se no sempre siamo seduti su una tavola è un po' noioso alla fine, no? Dopo tanti anni. Sì, ma indipendentemente dal fatto che si sia un illustratore o no, no? È importante No, io parlare parlo dal punto di vista come illustratore, esatto, di un'altra cosa. Qualcuno che fa di scarpe andrà a vedere quelle che ballano flamenco per studiare come si muovono per fare una scarpa di flamenco perfetta, suppongo. Ah, sì. No, perché anche questo trovo, che ci sia come una chiusura, no? All'emozione, al conoscere, alla curiosità. Io tante volte vedo, non so, è come se si fossero posti un limite, no? Come se avessimo perso un po' la fiducia nelle nostre potenzialità e come se avessimo perso la speranza di poter allargare i nostri orizzonti, di vedere oltre, di andare oltre, di fare di più, no? Di fare sempre Esatto. più. Questo non so se attribuirlo forse a una pedagogia, no? Nelle scuole un po' come si dice, censuratrice, che tu Sì, dico no, il ma lo fanno, ci sono queste scuole speciali che hanno un'educazione più sulle esperienze empiriche che non tanto quello che dice il libro e basta, no? Quelle che ma non sono abbiamo pochi. avuto noi. Comunque, se parli con i genitori in generale, preferiscono tutti la scuola seria che ti dà tanti compiti, che ti fa lavorare tanto, perché allora sta preparando tuo figlio a diventare un adulto responsabile, senza pensare che magari invece ti diventa un adulto frustrato, no? Perché Esatto, non so quando esatto. capirai, se no. La Io. gente ha una meta troppo avvocato, lawyer, questa cosa. Si può essere di altre cose. Sì, si può essere calzolaio e essere felice lo stesso. Io vivo dal conto. Senti Roger, Sì. mancano pochissimi minuti. Io, se sei d'accordo, mentre continuiamo a chiacchierare, darei la possibilità al pubblico. Sì, ci sono delle domande, penso. No, mi sembrava di aver visto solo commenti, comunque di fare delle domande. Se siete su Zoom, potete, perché adesso c'è la manina che si può alzare e Zoe vi attiva il microfono, oppure scrivere sulla chat le domande, oppure se siete su Facebook, lì potete fare le domande nei commenti, Zoe le copierà. Ce li incollerà qua in modo che Roger o io le leggiamo e Roger vi risponda. Nel frattempo vi ricordo ancora una volta che potete ricevere a casa il regalo, la stampa dell'Isola del Tesoro, acquistando
il libro di Roger su libri.it o nelle librerie indipendenti italiane. E mentre aspettiamo le domande, io controllo un attimo, Roger canta un attimo per fare così una piccola pausa di intrattenimento. Che canto? Oh, possiamo fare jogging anche, ma non ho le mie balle. Ricordavo, l'altro giorno ero con Anna Paolini, eravamo da questi laboratori Crete a Bologna, che sono quelli che poi probabilmente faranno il tuo coniglietto, e gli stavo raccontando di quella volta che eravamo in Via della Badia con i manifesti di Amigos e tu ti eri messo il costume da comico. Sì, ricordo. Dovevi consegnare queste cartoline ai passanti che scappavano impauriti perché credevano che fossi matto. Sì, ricordo, ricordo. Che aveva lasciato la mia valigia al fondo e pensavo che me la prendevano anche. Sì. E tu saltellavi. Ma questo è un altro aspetto dell'illustrazione, fare un po' il ridicolo, no? Ogni tanto. Allora, c'è Zoe che mi dice che è 59 chilo. Allora, dice, hai mai pensato di creare una storia esclusivamente per adulti? Questo non so il nome perché c'è scritto iPhone 7 SDL. Esclusivamente per adulti? Sì, ho illustrato qualche libro esclusivamente per adulti. C'è una con Bonito Editorial, che sono dei poemi, e sono per adulti. Ma quello che ho fatto io, solo da io, non mi voglio chiudere solamente per adulti. Mi apro per tutti, non solamente sono per bambini, sono per tutti. Dal punto di vista di Amigos, dal punto di vista di Calando, tutto quello. È una cosa che si può raccontare a un bambino, ma è anche un adulto. Anche ti direi, io penso che la più parte del pubblico che hanno il mio libro sono gli adulti. iPhone 7, che si chiama Simone, ha scritto, Ah. chiede, leggi i fumetti e se sì, quali? Si legge dei fumetti? No, non tanti fumetti, perché compro più libri e sia allora sopra compro dei fumetti, no, no, pff, no, no, no. La cosa che mi piace dei libri, i fumetti si leggono velocemente e i libri meno. Allora devo comprare tanti tanti fumetti. Preferisco comprare libri. No, non sono tanto della cultura dei fumetti, ma mi piacciono un sacco, mi piacciono molto, ma non posso con tutti, non posso con tutti. Poi dice Valerie, l'editore o l'autore impongono specifici limiti o istruzioni da mantenere? Ci sono delle case editrici e di editori che sì, e ci sono di altri che Rispondeva no. io questa qua. Roger mi impone sempre che il racconto non sia assolutamente anti-vegano, quindi ci deve essere il massimo rispetto di qualsiasi specie umana, animale o vegetale. Giusto, Roger? Perché se no lui mi dice: no, guarda, mi dispiace, ma io non posso. Esatto. No, ma in un senso da quando si fa un'apologia di, ma questo sempre lo dico, quando si fa un'apologia di fare, di mostrare qualcosa come bello dove c'è una ingiustizia, non lo faccio. Ma io non posso dire che non vado a illustrare la caccia o la pesca o queste cose, o la guerra o l'infermità, la morte, queste cose esistono, ma sempre in un senso che si vede come qualcosa che ha la sua parte cattiva. Non facendo un libro espressamente animalista, no? Può essere in questa scena, per esempio, all'Isola del Tesoro, può essere che c'è una scena dove stanno pescando. Le pirati pescavano, allora lo posso fare, stanno pescando. Non si può cambiare le storie, non si può cambiare la realtà. Però diciamo che dai sempre un'interpretazione tua. Esatto, sì, cambio la scena. Ovviamente il pesce non starà ridendo e il pescatore lo farò con una immagine. Con un cutello è molto cattivo. Laura Rueda, che mi hai detto che conosci, ti chiede se illustreresti un libro che ti sembra noioso per renderlo attraente, attrattivo. Sì, io ho il pensiero di che tutti i libri hanno la sua parte positiva di prendere, hanno un lato che si può fare qualcosa di meraviglioso. Doveva essere una cosa molto, molto tecnica e molto, molto, non so, monorail per farlo veramente noioso. Mi è successo solamente con uno e lei lo sa qual era. Però dobbiamo sapere anche noi. Abbiamo un minuto, dai.
5 secondi che poi facciamo entrare l'ultima domanda. Qual è? Non te lo posso dire. Va bene, Lucia Scola. Ma non è tuo. Vabbè, voglio ben sperare. Allora, Lucia Scola, ti capita mai di prendere spunti dai sogni che fai prima che dai la risposta velocemente? Salutiamo tutti perché questa è l'ultima risposta e poi ci vediamo con Roger il 18 febbraio perché... sostituirà Emanuele Udar che purtroppo non potrà esserci e quindi facciamo un nuovo incontro con Roger che ci diverte sempre tanto. Dai, risposta che poi Zoe ci chiude tutto. Ti capita mai di prendere spunto dai sogni che fai, Roger? Ti Ripete la pregunta? Che capita mai di prendere spunto dai sogni che fai? cosa prendere spunto? Adesso Castellano? sacas idea dello sogno che has hecho? Ah, no. No, una volta mi è successo, ma no, no, non ricordo tanto le sogni. Ricordo molto poco le sogni che Roger, tu sogni a occhi aperti? ho. Ti Me la svegli? schitavo. Sì. Io sogno desperto, sì, esatto. Allora, quello che sogno è... Adesso, aburrido, sogno isolato.